Anna è una donna straordinaria. Non ho mai visto una paziente terminale così vitale e allegra. Sì, a me comunque mi sembra un fin di vita. Scusate. No, no. Non le fanno nemmeno più la chemio. Tanto ormai è inutile. Via, mi faccio un pisolino. Stanotte non ho chiuso occhio. Com'è bello parlare con te. Me l'ero scordata. Vai in culo, eh. Ma la tua mamma era così orgogliosa di te. Sapete che con mamma ci si diverte sempre. E non vuole che la gente sappia che non ti fai mai sentire. Ma lo sa che lei quando sorride... Sa signora, lei è uguale, spicciata, Ava Gardner. No, portami da me i figlioli. Ma chi è questa donna? Ma sarà il marito di questa sciagurata qua. Andiamo. Fuori, fuori. Ma ride sempre. Poi mi pare un po' scappato. Lei mi è sposata, ma il marito l'ha mandata via. Mi sono permesso di portare la mia cara amica. Mi rispetti. Ho intrampolato. L'ha intrampolato. Il ruffiano gli ha portato un'altra troia. A me mi ha rovinato la vita, a lei anche. Se magari vieni a conoscerla, la rovina anche a te, non si sa mai. La tua mamma è incosciente, ma non è cattiva. Ti lasci mai andare? È sempre stato tanto musone. Dovresti avere un pochino più di fiducia. Mamma mia. La prima cosa bella. Succede qualsiasi cosa. Io non avevo paura perché c'eri te. Mio fratello l'ha adorato. Ma improvviso c'eri più. Rilli, botte, ma anche tanto amore. Troppo. Ma tu mi capirai.